rafforza le difese Israele contro i lanci di razzi palestinesi. L'esercito ha attivato anche la quinta batteria di Iron Dome nei dintorni di Tel Aviv. Il sistema antimissile del costo di 40 milioni di euro era previsto che entrasse in funzione a partire dal 2013. I lanci da Gaza proseguono però senza sosta. Tre soldati sono rimasti feriti in prossimità della frontiera palestinese, mentre i razzi hanno raggiunto anche la città di Ashdod, 5 civili feriti in modo lieve. Secondo il portavoce dell'esercito israeliano, le altre 4 batterie antimissili posizionate alla frontiera con Gaza stanno intercettando i razzi, di cui 222 sarebbero stati neutralizzati. Al tempo stesso Israele ha richiamato con urgenza in servizio riservisti. Dei 75.000 mobilitati, già 20.000 hanno raggiunto le proprie unità militari. Sto bene, siamo venuti ad aiutare per qualsiasi evenienza e faremo quello di cui c'è bisogno. Sono un po' agitato, ma non è stato un problema lasciare la mia casa. No. Sono uscito per venire qui e basta. Oltre a truppe in assetto militare, verso la frontiera della striscia di Gaza, Israele sta ammassando carri armati e bulldozer, tutti elementi che rendono sempre più probabile l'inizio di una vasta operazione di terra. È guerra aperta fra Israele e Hamas. Le lancette dell'orologio sembrano tornate indietro di 21 anni alla prima guerra del Golfo e a un Israele pronto a difendersi dagli attacchi missilistici di Saddam Hussein. Nel secondo giorno di conflitto Tel Aviv ha richiamato in servizio 30.000 riservisti e si torna a parlare di una nuova offensiva di terra delle truppe di Tsahal contro Gaza. Nella città bombardata una ventina finora i morti e già centinaia i feriti, con gli ospedali al collasso. Quello fra la parte palestinese e la israeliana è sempre più simile a un dialogo fra sordi. Alle minacce del premier palestinese Ismail Haniyeh ha risposto il ministro della difesa israeliano Ehud Barak, che continua a dare la colpa di tutto proprio ad Hamas e al suo continuo lancio di razzi sul territorio israeliano, quasi 400 questo giovedì. Il sistema antimissile dello Stato ebraico, Dome, ha finora protetto i confini di Israele, ma qualche ordigno è riuscito a passare, almeno 3 gli israeliani morti. 2 razzi palestinesi sono arrivati sino a Tel Aviv, è la prima volta dal 91. 3 morti israeliani in un condominio di Kiryat Malachi, nel sud del paese, mentre a Tel Aviv sembrano sempre più preoccupati della rinnovata capacità missilistica palestinese che Israele credeva smantellata. Per questo il primo obiettivo di Tsahal sembra quello di voler distruggere gli arsenali palestinesi, anche se per farlo l'esercito con la stella di Davide sembra deciso a non andare troppo per il sottile.